Addio debiti, riparti pulito. Ogni 15 giorni, il lunedì, cerchiamo di farvi comprendere tutti i vantaggi della legge 3 del 2012 sul sovraindebitamento, perché se ci sono, se state affrontando delle difficoltà economiche, c'è uno strumento legale per poterlo fare, ovviamente attraverso specialisti accreditati e qualificati come Gianmario Bertollo, presidente di Legge3.it. Ben ritrovato, presidente. Buongiorno, grazie per l'invito. Oggi parliamo di un tema che coinvolge anche noi, dell'informazione, perché in realtà ci sono gli specialisti delle fake news sul debito, i cosiddetti falsi specialisti. Chi sono e quali sono anche, soprattutto, le indicazioni, le spie in base alle quali dobbiamo diffidare? Prego, presidente. Sì, buongiorno. Era andata via la linea. Allora, chi sono? Sono molteplici, sono diverse categorie di persone che dovrebbero informare della presenza di questa opportunità e invece la tengono nascosta, la denigrano. Primi fra tutti, mi permetto di dire, gli avvocati, non tutti ovviamente, ma moltissime volte ci capita di sentire professionisti, appunto avvocati, che non solo negano l'esistenza della legge 3, ma la ritengono una legge sbagliata addirittura, cioè un avvocato che ritiene che la legge sia sbagliata invece di farla applicare. Poi ci sono i commercialisti, anche questi, ripeto, non tutti, ma moltissimi, che accusano i clienti di essere immorali a ricorrere alla legge 3 per mettere a posto i debiti, e fino ad arrivare a pseudo società di consulenza che approfittano del fatto che le persone indebitate sono deboli anche dal punto di vista psicologico e fanno loro promesse che dopo in fin di conti non si riescono a mantenere. Presidente, c'è anche un metodo di lavoro, e quindi qual è il vostro metodo di lavoro come legge3.it? Beh, il nostro metodo di lavoro è innanzitutto fare un'analisi approfondita della situazione del cliente e capire se ci sono i requisiti per poter portare la pratica ad avere successo in tribunale. E il secondo passo è appunto dire alla persona che non ha i requisiti: guarda, tu non lo puoi fare. A volte ci prendiamo anche delle parole, ma noi la chiamiamo lealtà, dire le cose come stanno. Poi, una volta accertati che ci sono i requisiti, si deve costruire la pratica dal punto di vista documentale, perché la legge prevede che la documentazione sia completa per poter accertare lo stato di sovraindebitamento. Poi si va a fare una richiesta presso l'OCC, l'organismo di composizione della crisi, che è deputato appunto a vagliare la pratica, vedere se il piano proposto è conforme alla norma. Una volta che il gestore della crisi nominato dall'OCC ci dà via libera, andiamo a depositare in tribunale in modo che il giudice apra la liquidazione piuttosto che omologhi il piano del consumatore o l'accordo. Presidente, in chiusura, intanto il nostro Fabio Tarantino al touch mostrava il portale legge3.it, lì ci sono anche tutti i recapiti, tutti i riferimenti per entrare in contatto con Gianmario Bertollo e il suo nutritissimo staff. Presidente, davvero in chiusura, ecco, chi si occupa seriamente di debito indica dei requisiti, indica dei passaggi, e quindi, tornando ai falsi specialisti del debito, non solo chi garantisce false promesse, chi fa false promesse, ma soprattutto le garantisce in tempi brevissimi, sono dei soggetti da cui diffidare. Certamente sì, diffidare da chiunque faccia promesse del tipo ti salvo la casa e ti tolgo i debiti, oppure non preoccuparti, in un mese mettiamo a posto tutto. Non è così, dipende tutto da molti fattori e da molte persone, come abbiamo visto, che intervengono in questa pratica, per cui fare anche una promessa di tempistiche è sempre sbagliata. E poi una cosa per riconoscere i veri professionisti è semplicemente chiedere quante pratiche finora hai portato in tribunale e quante te ne sono state approvate. Quella è la prova del 9.
Ecco, Presidente, io la ringrazio sempre per la sua sintesi e soprattutto per la semplicità con cui speriamo abbia comunicato a tante persone in difficoltà che una strada c'è, che una luce c'è, che una possibilità c'è per rientrare dai propri debiti e di poterlo fare grazie a legge3.it di cui lei è Presidente. Grazie ancora a Gianmario Bertollo, ci ritroviamo tra 2 settimane sempre con Addio Debiti Riparti Pulito. Grazie ancora, Presidente. Grazie a voi per l'invito, buona settimana a tutti. Grazie, grazie altrettanto.